Sì, avevo pigliato in giro, sì. E mi pigliavo in giro perché io quando parlo, fammi passare a me, quando parlo, e che succede? Vai via te, va bene, quando parlo spesso e volentieri, e dico, io sono lavorato all'Elio Copia, e tutti, fanno le battute, ma allora fatti giù un po' mangiare, se tu lavorato da te, tu lavoravi, non si è capito, sai, tutte le battutine a bischero, no? Allora io lo dico questo discorso qui perché dopo aver lavorato per un anno e mezzo con i compagni alla Hop, che gli mandai a fare in culo e ancora se ci ripenso la notte e ho le polluzioni notturne dalla soddisfazione che ho provato a mandargli a fare in culo quelle teste di cazzo che mi hanno tenuto un anno e mezzo a fare il servo della gleba al magazzino Generi Vari, credendo di farmi un regalo, allora, io li mandai a fare il culo e andavo a lavorare all'Eliopia. L'Eliopia, ti trovo a vegliare il ginocchio di fare, fare le battutine, perché io sono arrivato a contatto con il mondo, ma non ti dico per dire, con il mondo dell'arte, della cultura, della criminalità, tutto. Senti, ho parlato, ma parlato, non buongiorno e buonasera, ho parlato con Dario Fola, Franca Rame, Arnoldo Foà, Primo Conti, Costante Costantini, Vigna, cioè io parlo con i più grandi professori di geologia, di fisica, con la Margherita Hack, con Coso, con quello che è morto poverino nella lavoranza, ma la Margherita Hack, pittori, scultori, artisti, architetti, aspetta, ingegneri, ma loro sanno un cazzo che se la beve. Capito? Sicché quando io ti dico che sono fiero di aver lavorato all'Eliopia, perché se io non andavo all'Eliopia non mi sapeva il cervello. Un'altra cosa per esempio importantissima, l'alchimia, se io non andavo all'Eliopia non sapevo nemmeno che... Ah, non lo sai, non la sai la storia dell'alchimia? Allora, questa te la racconto perché è bellina. Stai attenti, l'Eliopia è accanto, era come ditta, c'è ancora una ditta che ora si chiama in un'altra maniera, ma insomma, all'antica farmacia di San Marco. L'antica farmacia di San Marco, che ora è chiusa chiaramente, è lei, perché l'isolato, no? È tutto dei frati, c'è il convento con il chiostro, con il museo, va bene, con tutte le celle dei frati, però è tutto, è suo, tutto proprio l'isolato. Sotto è vuoto, capito? E cosa succede? Che l'Eliopia c'aveva un magazzino che confinava con la farmacia, capito? Cosa succede? Oltre la farmacia, oltre il bar, c'era un altro saloncino esposizione che aveva praticamente la finestra lucifera che dava, prendeva luce dal chiostro, prendeva luce dal chiostro, dava la luce a noi, a saloncino esposizione, poi si vedeva questo vuoto in quest'angolo di corso che dava la luce anche a una cantina sotto. E che succede? La farmacia di San Marco è stata è diventata pubblica intorno alla metà di 1400, quindi vuol dire i frati domenicani di San Marco, perché i domenicani sono dei pezzi di merda proprio come istituzione, sono i cani del Signore, sicché Maria di te sono cani al quadrato, però avevano una preparazione, cioè chiaramente per mantenere il potere ci vuole la cultura, se no non lo mantieni il potere, capito? Ha mai sentito che un ignorante ha fatto qualcosa di buono da un punto di vista di potere? No, è chiaro, per mantenere il potere ci vuole la cultura, e questi loro ce l'avevano. No, questa farmacia è antichissima, io ci andavo sempre perché a parte il fatto che era bellissima, ora chiaramente è ovvio che il Comune di Firenze l'ha fatta chiudere, no, vabbè, colpa anche dei frati, non volevano vendere i preservativi, le pillole anticoncezionali, comunque a parte quello, questa farmacia era un capolavoro. Intanto se entrava dentro c'era tutti i vasi, ma tutta roba bella, roba di 600-700 di Maioli con tutte. Poi c'era da una parte, lo ricordo, avevano ritrovato durante un restauro un ritratto di Savonarola, bellissimo, che era stato, si vedeva, prima graffiato, sciupato, no? E poi coperto con biancatura, quando gli tirarono il collo e così, i medici. E quando arrivarono a levare, che c'è in questa lunetta, no? Levarono l'intonaco, poi c'era questo ritratto di Savonarola e lo lasciarono a vista, proprio, ma
inequivocabile, proprio di cose sovrane. Poi nella sala, poi c'era tutto, c'era un bellissimo libro, un erbario fatto a mano, che era un capolavoro, anche quello di 600, di 700, no, di 500, non mi ricordo. E poi sulla, nella sala interna, sulla destra, c'era il coccodrillo impagliato. E io dicevo, cazzo ci fa una farmacia questo coccodrillo, no? Perché giustamente a quei tempi ero ignorante, venivo da... E nulla. Poi chiaramente io ci andavo spesso perché era un piacere guardare questa cosa, perché era veramente un capolavoro, cioè era un piacere per gli occhi più che per... Insomma, un giorno si arriva in saloncino esposizione e c'era un puzzo strano, sai, di questi frazzi, sembrava di morto. Chiedevo, dice, vabbè, dice, andrà via, lascia un po' aperto, no, si lasciava aperto e invece di buono non stare a aprire, era sempre più forte questo puzzo. Si scoinnato e si arriva a questa finestra lucifera che dava la luce a noi e di sotto. Schesi, si sentiamo frati, schesi, vado a frati San Marco e c'era frate Gelsomino, quello che fa il coro, sì, il frate, quello che, frate musicista. Insomma, schesi, si va qui e c'è un puzzo di morto, ci deve essere qualche cosa. Schesi ci disse, ma dice, io vi do la chiave e andavo a vedere voi. Allora, io non lo sapevo chiaramente, è tutto vuoto dall'incrocio con via della Dogana fino esattamente all'Eliocopia, all'ex Eliocopia, ora non mi ricordo come la si chiama, praticamente di fronte alla Corte d'Appello, è tutto vuoto sotto con delle volte arco a botte ribassata, ma molto ribassata, proprio una delle volte a questa maniera, adesso mi sembra 4-5 stanzoni. Uno era il magazzino nostro, poi c'era quelli della farmacia di San Marco. Allora, a parte il fatto che purtroppo era una giornata di merda, tempera brutto, per cui dalle finestre lucifere ognuno di questi, diciamo, di queste cantine c'aveva questa finestra lucifera veniva dal chiostro, sicché arrivava poca luce. Allora, io rimasi... Cioè, praticamente, se mi avesse detto chiudetemi qui, rimango qui 5-6 mesi per studiare, per capire, l'avrei fatto volentieri, mi bastava buttare un pezzo di pan secco e un po' d'acqua dalla finestra, io ci sarei stato 5-6 mesi, ma... Allora, ogni stanzone, che poi non era mica stanzettine, era roba tipo 10 metri per 6 o 7, capito? Cioè, con questa volta... Allora, le pareti erano tutte piene di scaffali, Amelia, falla finita, tutta piena di, guardate che la fa se non fa danno. Sì, c'era l'acqua. Bene. E c'erano delle cose da, bisognava vedere, degli alambicchi. Dei forni, degli Atanor, guarda, io rimasi, ma io non sapevo niente né dell'alchimia né di nulla. C'era dei tubi e delle strumentazioni di vetro soffiato, va bene, che io non ho mai visto in vita mia. Guarda che io sono uno di quelli che con gli occhi rubo tanto, rubo tanto, perché sono, a me piace guardare, mi piace capire, mi piace studiare, mi piace fare tutte queste cose. Guarda, io rimasi veramente allibito, ma con questi stanzoni, mi sembra 4-5 stanzoni, poi c'era tutta la polvere, sicché immaginate le ragnatele, sembrava di essere in un film, diciamo, ma in un capolavoro. Insomma, alla fine, sotto a una botte enorme, dove c'era uno scarico che veniva da un cazzo di macchinario, una cosa terrificante, e si trovò un gattone morto, ma vecchio, che era morto di stenti, ma no, forse di vecchiaia, sicché si prese con la balla, si portò via questo animale, e cosa succede? Io andando venivo via mi piassi il cuore a venire via da quella cosa lì, perché lì ho capito che i frati di San Marco, dopo andando a studiare dietro a questo discorso, ho capito che i frati di San Marco la farmacia ce l'avevano, sì, ce l'avevano, ma per vendere la roba per soldi. Perché poi di fatto sotto lì c'era un laboratorio dell'alchimia, ma non roba da poco, roba veramente con i controcazzi, capito? E non l'ho mai vista una cosa di genere. Poi dopo la farmacia l'ha chiuso, io gli ho rotto coglioni a frati di San Marco, e se mi potevano mi hanno detto che non c'è più niente, hanno portato via tutto, la sovrintendenza, sono a segarie, insomma, morale della favola, non c'è più niente in museo, e non c'è stato più verso di entrare.
io ci lasciare. Ma che cazzo ho fatto questa papera così? Dio buono, ma dimmi qualcosa. La fai finita? Ti do una martellata! Lascia stare il tubo della lavatrice! Cosa vuoi, hai fame?